9 anni dopo, il campionato italiano Sport Prototipi torna a Pergusa per una tappa della stagione tricolore. L'ultima volta in Sicilia nel 2012 era stato Davide Uboldi a raccogliere un doppio successo e a Pergusa il comasco arriva con il coltello tra i denti dopo il podio sperato a Monza. Il circuito siciliano esalta le potenzialità delle Wolf GB08 Thunder motorizzate Aprilia e regala un grande spettacolo nonostante i diversi contatti e le uscite di pista che hanno coinvolto alcuni protagonisti del campionato. Il grande caldo domenicale sul tracciato siculo mette a dura prova i piloti, le vetture e gli pneumatici Yokohama su una pista d'altri tempi, veloce e tecnica allo stesso tempo. In qualifica è Giacomo Pollini ad agguantare la pole position numero 2 in stagione, avendo la meglio su Danny Molinaro e riproponendo il duello che ha accompagnato tutta la scorsa stagione e l'inizio di quella 2021. Ma al via di gara 1 è Matteo Pollini a prendere il comando della corsa con una manovra temeraria che gli consente di entrare nella variante delle piscine con le ruote fumanti, ma in prima posizione. Subito dopo un contatto tra Fidel Castillo e Mirko Zenardini, rientrato nella serie dopo aver saltato il primo appuntamento stagionale, costringe l'ingresso della safety car in pista. Dopo diversi minuti di neutralizzazione, la gara riprende per la lotta per le posizioni ai piedi del podio, che si infiamma grazie a Giuseppe Termine, Rocco Mazzola e Davide Uboldi, che provano ad avvicinare i battistrada avvicendandosi al quarto posto. Alla fine sarà Uboldi a conquistare la quarta piazza dietro a Matteo Pollini, che, approfittando anche della lotta tra suo cugino Giacomo e Danny Molinaro, riesce a mantenere il comando fino alla bandiera a scacchi. Tra Giacomo Pollini e Danny Molinaro, invece, è il calabrese ad avere la meglio dopo una serie di sorpassi negli ultimi giri, con il bresciano alle prese con un problema che nel finale deve alzare bandiera bianca e accontentarsi del terzo posto. Tra i rookie, vittoria per Rocco Mazzola davanti a Giancarmine Spadaro, autore di un'escursione nelle fasi finali di gara dopo un contatto con Baigheira alla Schumacher e il pilota di casa Alessio Salvaggio. Ma è una bella pista, impegnativa, soprattutto nel punto veloce dall'altra parte, e sono riuscito a partire bene subito. C'è stato un po' di bagarre così lì in mezzo, ma poca roba, e dopo Giacomo ha avuto un problema, quindi ho visto che si è allontanato. Nel contesto, dai, sono riuscito a mantenere, non ho fatto errori, quindi sono molto contento. Sì, ho portato un secondo posto a casa, però non sono del tutto contento, perché sia venerdì che alle prove libere avevo un passo nettamente più forte. Oggi non so, voglio capire perché non sono riuscito a fare uguale. Comunque è andata bene così, perché sono arrivato secondo davanti a Giacomo e in ottica campionato va bene uguale. In gara 2 è Filippo Lazzaroni a trionfare in terra siciliana, approfittando della partenza dalla pole position e conducendo la gara sino all'intervento della safety car e dalla conseguente esposizione della bandiera rossa a pochi minuti dal termine, a causa dell'incidente che coinvolge il francese Steve Brooks. Allo start Lazzaroni parte bene, inseguito da Giuseppe Termine, Danny Molinaro, Davide Uboldi ed Andrea Baigheira. Il primo a desistere è Termine, che sbaglia le piscine e finisce largo, superato dagli altri pretendenti al podio. Il secondo a chiamarsi fuori è Danny Molinaro, che con un testacoda alla zagheria perde terreno dai battistrada. Nel frattempo è Giacomo Pollini a rimontare dall'ottava posizione e a passare prima Baigheira e poi Uboldi, e lanciandosi all'inseguimento di Lazzaroni. Anche Baigheira passa il comasco Uboldi prima che la gara venga congelata. Il caldo e la tecnicità del circuito siculo mettono in difficoltà vetture e piloti, così Francesco Lamazza, Rocco Mazzola e Giuseppe Termine sono costretti a rientrare in box, mentre Matteo Pollini deve parcheggiare a bordo pista poco prima che Steve Brooks demolisca la sua Wolf GB08 Thunder contro le barriere. La bandiera rossa consegna la prima vittoria in carriera a Filippo Lazzaroni in un podio tutto bresciano con Giacomo Pollini ed Andrea Baigheira. Per Pollini arriva anche la vittoria del primo trofeo Città di Enna grazie al giro più veloce in gara. Bravo. Sì, non potevamo chiedere di meglio. Già la seconda gara, ottenere così una vittoria era abbastanza inaspettato. Come sempre non smetterò mai di ringraziare il lavoro che sta facendo la mia squadra per sostenermi ad ogni gara e essere sempre pronto al peggio, e ringrazio nuovamente anche gli sponsor che ci stanno seguendo sicuramente da casa, familiari e tutti coloro che hanno reso possibile comunque questa vittoria.
Poco tempo per ricaricare le batterie per i piloti del campionato italiano Sport Prototipi, che torneranno in pista dal 4 al 6 giugno al Misano World Circuit Marco Simoncelli.